Buonasera a tutti quanti ragazzi, dovreste sentirci tutti quanti, yes. anche Ale Buonasera, sì, sto allora. venendo intanto su Twitch Magari vediamo anche nel gruppo che, che siamo live Sì, sì, Aspetta, sì qua. Ce la fai, riesci a scrivere? Sì, sì, faccio ottimo, io, sì, sì, sì Allora ragazzi, oggi veramente, buonasera Matt, una puntata non mentirò Non mentirò, non è frizzantina, <ride> né è spumeggiante questa puntata Diciamo che... Abbiamo fatto un po' fatica questa settimana a tirare su dei link che avessero un senso. Eh, eravamo anche lì lì, in realtà per, eh, per bocciare la puntata, poi ci è arrivato in salvataggio il trailer di Kingdom Hearts, diciamo, comunque è una, una news abbastanza grossa. Che salvataggio, eh, ragazzi! proprio, non vedevo l'ora. <ride> e abbiamo messo su insieme una puntata, magari ecco, durerà un 60 minuti invece di 90, secondo me, giusto per... Eh... Parlare di qualcosa, eh, o, magari, o magari no, cioè poi dipende pene. Ah, sono, eh, le tre di notte, <ride> <ride> eh, settimana prossima. Invece, appunto, ci tenevamo a fare questo Perché poi, settimana prossima a Pasqua, probabilmente non, non, non faremo nessuna puntata. Poi arriverà tra virgolette il messaggio ufficiale. Però, mi sembra che diamo già. Stiamo già dando per scontato che non, non faremo niente settimana prossima. Eh, torneremo chiaramente poi fra due settimane. E... Sì, diciamo che pubblichiamo sì. solo la puntata domenica. Eh no, posto, no, chiaro, però. chiaro, uscirà la puntata, ma off probabilmente la sera non ci sarà nessuno per farlo. Va bene, eh, ditelo che se siete voi dietro l'annuncio Pippo e i suoi fantastici amici 4, sì, assolutamente, non sapevamo tra i cast off, abbiamo... È tirato sulla cornetta, gli abbiamo chiamato Nomura Gli abbiamo detto: Ma non è che ce lo metti, Il filmatino di Kingdom Hearts 4, perché qua off non sappiamo cosa fare. E gli ho detto: È pronto, è pronto <ride> e lo mettiamo dentro l'annuncio. Tra l'altro, Matt pensa che adesso hai messo Fantastici Amici 4. Pensa che ci siano i Fantastici 4, perché ragazzi, Divasta. Marvel, Divasta. Marvel, Divasta. Disney. No, a wars, ragazzi. Tutti star... eh, veramente? Eh, guarda, che rischio, eh. Eh, sì, eh, arriva eh, a un certo punto Iron Man è nella città, arriva tutti, a un certo sì. punto. Tutti, tutti, cioè, che devasta sarebbe giusto per mandare un po' in vacca da qua. Non no? lo so. Ma eh, una oddio, di da Dio. una parte avere, diciamo, i personaggi più umanoidi, umani, eccetera, potrebbe funzionare. È successo in Kingdom Hearts. Uh, ne due. stiamo parlando davvero, incredibile. Kingdom Hearts 2. E tanto adesso poi cominciamo sì, sì, a sì, sì. Kingdom Hearts 2 e Kingdom Hearts mi pare uh, anche l'Into Distance. Comunque, c'era il mondo di Tron Tron okay. Legacy, che sì. è un film Disney, sì. uh, che era uscito. Non mi ricordo in che anno. Comunque. Il remake, diciamo, del classico Tron e, ed, e non erano fatti male di fatto. Poi gli attori, c'erano gli attori con le loro fattezze, così come uh, Jack Sparrow e compagnia, dei Pirati dei Caraibi nel, nel 3. Uh, cioè, re rendeva bene, cioè ci stava perché comunque andavi in un film live action, secondo me cioè, funzionava anche, eh, dava un effetto carino, secondo me. Cioè, mh, ripeto, il mondo dei, dei piatti dei Caraibi poi non è male, nel, nel e nel, anche in uh, uh, Birth by Sleep. Cioè, uh, e appunto, c'erano cioè, comunque le gli attori con le fattezze. Ecco, qua magari, oddio, se Marvel Avengers, cioè il gioco sugli Avengers, non sono riusciti. A metterci i, gli attori veri, non so se Kingdom Hearts avrebbe le potenzialità di farlo, no? di, di buttarci dentro qualche personaggio, qualche attore con le sue fattezze con la sua voce. Però, boh, è Disney? Forse sono in grado, no? Non lo so. Eh, questo purtroppo non lo so. Alla fine, boh. cioè, ci ha messo tanti di quelle IP dentro nel corso degli anni nei vari Kingdom Hearts che forse effettivamente, cioè, quando c'è Disney dentro. Magari lì invece, già Marvel's Avengers non c'era proprio Disney nello sviluppo coinvolta, no? Eh, che tra l'altro, Disney poi adesso ha ripreso a sviluppare, quindi penso che sia intenzionata a rendere insomma Kingdom Hearts anche proprio un gioco bello da inserire nella sua lista di titoli nuovi, no? cioè comunque targati di Disney. O magari Lucas Film che ha destinato fuori lì, Lucas Games, eccetera. Sì, eh... sì, fa fatica chiaramente a ritirare fuori un gioco che si chiama 4, e insomma è un po' complesso cioè, o si mette in una situazione come God of War di fare un po' il reboot, diciamo che non è proprio un reboot, però insomma la nuova trilogia, eccetera, eccetera. Ne abbiamo parlato. Se no, è complesso. Cioè riprende a sviluppare. E uno dei suoi giochi di punta è il numero 4, che poi 4 ha un fermo a posto perché mm. sono 10. Sì. Beh, non per credo sì, che sia cioè, effettivamente inserita nello sviluppo. Proprio come team di sviluppo. Questo, non ne sono cioè, alla fine tutte le sue IP le ha date comunque a alti, cioè, non ha gente. No, sua, chiaro, quindi. chiaro, però sai uno Star Wars non è manco numerato. Nel senso, no? Ti fa il gioco. È una roba che si incastra più a 360 gradi. Mentre Kingdom Hearts se non sbaglio, poi confermi anche tu, una roba molto, cioè, molto più lineare. Insomma, ti devi giocare questo, 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 fino al 3 e poi uscire al 4. Quindi eh, sì, sì poi sì. Cioè, sì. Sì, sì, no, me... quello sicuro. No, no, però vabbè, io stavo solo parlando della possibilità che magari Ecco Disney potesse infilarci dentro qualche attore, ma attore Marvel per pubblicizzare meglio il gioco. Sì, sì. No, cioè, Sempre se mettono anche i mondi, ma i mondi Marvel. Appunto, alla fine non si sa. Però, boh, già che il, già il fatto che ci sia appunto la. La città comunque molto più realistica potrebbe anche non stonare. No, in caso almeno in quella sì, zona sì, lì, sì, poi vediamo. Ne possiamo parlare gioco. dopo, magari andiamo in ordine. Così eh, poi, ah, sì, poi sì, vediamo sì. anche il trailer. Si sì, sì, diciamo, vediamo per sì. bene ne, e parliamo di questa roba nel certo. video davanti. Così eh, contestualizziamo Tato... Sì, c'è Matt che dice: Sinceramente, non ho tanti test per Kingdom Hearts. Ma questo trailer stona tanto con il mondo realistico con quello cartunesco del gioco. Crippo <ride> control che pagherei per vederlo. <ride> Eh, sì. Ah, ok. No, scusa, guardiamo proprio dopo. allora no, Pensavo che volesse. Sì, sì, diciamo, dopo. partiamo per il nuovo speech e cioè sì. ci teniamo. Sì, sì va, bene, va Il, bene. Lo, sì, il sì, cuore sì. Il core della puntata. Chi nomazza, signore? Chi... Mamma mia. Vedevo Ma <ride> allora. partiamo <ride> con un po' di dissing, così proprio spicciolo eh, alcuni giochi per PS3 e PS Vita stanno scadendo e non si possono più giocare. cioè sembrerebbe in pratica che su PlayStation, che chiaramente è uno dei primi errori che fa, non abbiamo mai parlato male. No, no, anni, infatti, è uno delle prime sviste. Ma sono così precisi, sì, sono sì, così. Sì, esatto, poi tutto regolare. Eh, fondamentalmente, ci sì, sono alcuni giochi, soprattutto sui classic. Qui vabbè, Chrono Cross immagino sia tornato in auge. Grazie alla sì, remastering Remaster, Remaster. no, che, che è appena uscita. Però poi. Come, come dice l'articolo stesso, oltre a Conocross, sono andate ah, yeah, a controllare tutta una serie di titoli. In realtà, appunto PS 1 Classic che hanno una data di scadenza, a quanto pare. Sì. <ride> e questa data di scadenza in realtà non è stata, cioè non è una cosa, è stata una cosa programmata. ecco eh, Che uno dice ok, nel 2022 scadranno. Sembra sì, che la data di scadenza sia stata eh, impostata, ovviamente manualmente, al 31 dicembre del 1969. <ride> Così. Questo chiaramente re rende qualsiasi download fatto, oh, cioè è impossibile da, da giocare, perché sono tutti già scaduti, che scadono 70 anni fa. E quindi giochi praticamente bloccati. Poi, diciamo... Ehm... È strana come, come situazione perché non si capisce veramente, cioè, a parte il fatto che cosa vuol dire che scade, ma sì, sta bigliano, cosa, cioè, ah, si... sì, prima volta che tra l'altro lo leggiamo questa cosa, io sì, non so... sì, cioè, sì. eppure c'è pure scritto lì nel, nello screen sì, sì, sì. da, esatto. questo è da PlayStation 3, esatto. mi pare, perché riconosco dietro lo sfondo, ma cioè, cosa vuol dire? Cioè, mai visto sta roba, no? Ma nemmeno io, infatti, infatti si interrogano anche loro sul fatto che siano, cioè. Non era uno status quo e la data è storta, diciamo, non, non si capisce. Cioè, veramente sono spuntate fuori queste date di scadenza eh, sul prodotto in sé digitale che non, che non, non, che sense, faccia non si capisce. Parte, eh, che faccia parte dell'aggiornamento per il PlayStation Plus Premium così La butto lì. Eh no, che può essere può essere che sia, che sia, che sia legato alla... alla Magari adesso è effettivamente un errore. Ok, un errore. Dà sempre fastidio. Però, effettivamente, cioè, ha senso che magari appunto in un catalogo, metti sta roba. Mm. Uh, che comunque già con lo per dire: è un PS1 classic disponibile su PlayStation 3. È un gioco PS1 che sia poi reso disponibile in abbonamento. Ci può stare, cioè, già, lì, come tanti altri. Avevo pure recuperato tra l'altro la lista, eh, il numero dei giochi. Vediamo no? un attimo, se, così se serve posso anche ripescarla. Eh... Uh, sì, ma io visto che non è una notizia che ha fatto, in realtà è un grande giro. Infatti, se, anche se cercate, non, non trovate grande clamore di questa cosa. Anche perché i giochi eh, che sono stati riportati come attaccati da questa cosa qui sembrerebbero essere appunto. Alcuni giochi, tra l'altro PS3 e PS Vita, quindi non parliamo neanche magari di tutti i giochi PlayStation Plus, ecco che chiaramente uno ormai è costruito a libreria tanti anni e se ne accorge all'istante, certo. eh? quindi diciamo una sezione di giochi un po' così, mh, boh, non lo so, chissà, magari hanno, si sono scordati che c'era qualche linea di codice non compatibile con le modifiche che stanno facendo, sicuramente paceranno. è sempre curioso però perché non... <ride> Cioè, veramente, noi guardiamo solo l'outcome di fatto di quello che succede. No? Quindi ci arriva un'informazione che è completamente fuori di testa. Eh, di per sé, chissà loro dietro cosa cazzo è successo, quale tipo di bug eh, stanno, hanno cacciato fuori, modificando un po' i sistemi, preparandosi per il lancio del premium, cioè della nuova PlayStation Plus. Una roba veramente un po' folle. Ma sicuramente le sistemeranno. Insomma. Ah, comunque, ecco interessante. Non avevo cercato l'altra volta. Il numero di giochi PS1 Classic sì. disponibili nello store sono 211. Beh, non male, non male. 211, eh, mentre forse ecco il numero, il numero molto alto erano, vediamo se, ah, me lo sono perso. No, qua. Uh, ah, PSP: no, ecco, non era niente male, giustamente anche molto più recente. 807 sui 1913 usciti, comunque okay. non male, disponibili digitalmente. Eh, PS2 purtroppo un po' pochino. Eh? 336 su 4.400 <ride> vabbè, 4491 tanta e monnezza. Eh? 2000, <ride> secondo me sono proprio roba da buttare nel cesso. Proprio. 2000, <ride> ma anche di più, probabilmente eh, però sono un po' pochini, effettivamente. Eh, PS3 418 su 2558, anche questi forse un po' pochini. Però, vabbè, PS3, una volta che levi le esclusive, anche un po' sticazzi perché tanto non è che sono giochi che hai bisogno, di, cioè ce cioè, da mille altre parti, sì, l'hai già sì. magari anche rimasterizzati. Cioè, che, che te ne fai? Sì, 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 esatto. Uh... Ormai è il periodo in cui no, si no, si PSP possono possono prendere da, dai, da un bel catalogo. Spero non facciano cagate perché 807 sono tanti. Possono dare un bel ricambio, insomma, mano a mano nel tempo. Aggiungere mano a mano, insomma, tutti i migliori c'è un bel catalogo. PSP comunque, dai, e PS1 sta. vabbè. 311 insomma, Quelli sono i fan, sono usciti anche dopo. E sì, sì, assolutamente. Poi, diciamo, questa è un po' più un trivia, neanche una news. Ve l'abbiamo detto stasera. Nulla globale, e <ride> poi Steam Deck aggiunge supporto a Windows 11. Tra l'altro, non lo so, mi boh, sono veramente curioso. Mi piace sempre questa consolina. Chissà, chissà che... eh, ma è interessante Acquistino. che sia stato. Okay. che sia stato aggiunto comunque ufficialmente da Valve perché le dichiarazioni precedenti a me avevano un po' preoccupato Preoccupato non tanto perché dovevo poi nel sim deck dovessi farci chissà che cosa semplicemente perché loro dicevano ma si sì, tranquilli è un pc ci potete fare quello che volete però sì, ho capito ma non mi garantisci comunque un minimo null cioè non, non mi spieghi niente. Sì, ok, magari arriva lo smanettone che mi fa vedere. Ah, guarda, figata, sto giocando al Game Pass su Steam Deck, però mi dura una la batteria, ma sicuramente qualcosa migliorerà. Sì, sì. eh, qua invece, meno male, cioè chiaro che sempre, anche qua l'articolo dice, state cauti, però comunque già il fatto che esista, cioè ci sia un movimento, comunque l'intenzione di non chiudersi magari nel loro. Poi vabbè, sono convinto che chiaramente con Steam S sia, sia molto meglio. Cioè, insomma, così come esce dalla scatola, molto probabilmente funzionerà benissimo per, per più tempo. Ecco, eh. con Windows 11, vai a sapere. Poi. Però. Eh, Intanto ha testato anche un sacco di giochi Valve, più di 2500, no? Avevo mandato la lista, se ricordate, nel gruppo. Quindi, comunque, anche lì quella, quella paura che avevo, no? Sì, su adesso, Questi giochi sì, sì, hanno migliorato sì, so. già molto, cioè in giro di poco, diciamo. Li hanno testati. Mm -hmm. C'è proprio anche su, su Steam, c'è proprio la pagina Steam Deck Compatibility, e c'è tutto. Uh, e sono già appunto 2500, che comunque sono tantissimi. Già, uh, e adesso, ecco che appena uscite, poi mano a mano stanno aggiungendo, sistemando, eccetera. Sì, diciamo che la contraltare che cui volevo portare è che secondo me era una notizia in italiano, non solo di AeroGamer, ma di tutti quanti in realtà, perché poi la notizia è passata lo stesso, Steam Deck aggiunge supporto a Windows 11 con il nuovo aggiornamento. Cioè in realtà non è proprio così, cioè non è che l'aggiornamento lo buttano fuori, e dicono adesso è compatibile con Windows 11 così come non è mai stato compatibile con Windows 10. Cioè quello che Valve ha sempre detto è che comunque la distribuzione hardware che c'è all'interno è quella PC fino a un certo punto e quindi come tale supporta in maniera automatica anche tutti i sistemi operativi che normalmente girerebbero su quell'hardware che invece che essere montato in steam deck è montato in un portatile piuttosto che in un computer fisso quello che loro hanno fatto fondamentalmente è stato aggiornare steam deck eh, fondamentalmente a livello proprio di firmware abilitando una certa funzionalità eh, diciamo della CPU AMD eh, all'interno eh, di, di Steam Deck che abilita il, eh, diciamo la compatibilità con Windows 11. Cioè, quando Windows 11 è uscito c'è stata la grande, la grande contestazione perché Windows 11 è compatibile solamente con determinati processori con questa feature. Eh, che in realtà è abbastanza recente Soprattutto per i chipset AMD Mentre per quelli Intel è una feature Già supportata da un po' più di anni Quindi questo cosa vuol dire Che chi è Intel Diciamo ha una grande compatibilità Diciamo con Windows 11 ad oggi Chi invece è AMD tipo me eh, Non è così ampia la finestra di compatibilità Infatti io sono già fuori col mio PC Non potrei installare Windows 11 in realtà Col mio 2600X Beh. Chi ha il 3600 invece sì Quindi sono proprio uno step indietro Eccolo Proprio lui E quindi il discorso diciamo Non è proprio che Valve venga fuori e dica adesso, sì, adesso Windows 11 è compatibile installatelo Loro hanno semplicemente aggiornato il loro hardware Aggiunto il supporto a questa feature eh, a livello hardware E diciamo in maniera più coincidenziale Diciamo eh, viene fuori che adesso Con questo aggiornamento firmware Allora eh, puoi anche provare ad installare Windows 11. Cioè, guarda, il discorso è molto diverso, in realtà. Certo, certo, è stata certo. aggiunta la compatibilità ufficiale con Windows 11. Cioè, non, è non è esattamente così. Sì, sì. Eh, mi spiace che venga un po' riportata così la notizia perché. Cioè, sembra veramente che Valve stia eh, facendo un endorsement nei confronti di Windows, invece non è mai successo, sì, sì. C'è diciamo, non... anche Matt che dice, mi pare però che i giochi su Windows girano peggio di quando i giochi su Steam. Ma assolutamente, Mac, no? Ma sì, immagino. Immagino. anche perché... Valve... Ma lo sto guardando anche ora, infatti già qualche settimana fa ci sono vari video, c'è cioè Linux Tech Tips, ci sono altri, eccetera, che hanno fatto vari video in cui installano già Windows 10, sì, per sì, esempio. Sì, sì vabbè, più o meno. Il titolo ecco, di Linux dice Regret and Regret it eh, va dire, no? Quindi comunque cioè, ci sta capisco Sì ma perché Valve sta lavorando Tutta una serie di patent insieme Di brevetti insieme ad AMD eh, Che riguardano SteamOS Diciamo e, e l'utilizzo Dell'hardware sotto SteamOS Che non è in realtà eh, Come posso dire di ampio spettro Perché è tutta tecnologia AMD Quindi non è che hanno il problema no, Di capire cosa fa la concorrenza Se continueranno a sfornare Steam Deck Appoggiandosi sull'hardware AMD Continueranno a lavorare su delle feature Che sono più o meno stabili nel tempo Esattamente come hanno fatto le console classiche Series X e PS5 Portandosi dietro la retrocompatibilità hardware Con le console vecchie no? La stessa cosa probabilmente farà Steam Deck Con le sue successive iterazioni Quindi stanno lavorando tutta una serie di algoritmi per ottimizzare i giochi fondamentalmente certo. ad ampio spettro a 360 gradi eh, andando ad ottimizzare determinate cose c'era un articolo molto bello in cui fondamentalmente spiegavano come eh, stiano sviluppando il variable rate shading che fondamentalmente è una tecnologia che ti permette di rendere eh, meno oneroso il rendering a livello degli shader che fondamentalmente colori e, e luci in punti diciamo dello schermo Dove eh, tutto si muove molto velocemente Facevano il classico esempio Del gioco Buonasera di guida Back Back Il classico esempio del gioco di guida Dove alla fine diciamo Ai lati della strada passa tutto molto più veloce Che può essere renderizzato ad una un dettaglio minore in generale senza che il giocatore se ne, se ne accorga però aumentando la batteria di steam deck oppure aumentando le performance a seconda di qual è l'obiettivo diciamo del, dell'improvement del miglioramento che hanno inserito quindi ci stanno spingendo tanto e secondo me ci sta che steam deck giri meglio su steam OS. io devo essere sincero tutta sta voglia di mettere windows se avessi steam deck eh, non ce l'avrei tanto perché comunque mettere Windows vuol dire anche smanettare con tutti i problemi eh, smanettare sì, certo. cioè, l'interfaccia anche interfaccia comunque una por sua. console portatile è sempre un problema esatto poi comunque Windows è un sistema operativo abbastanza oneroso rimane sì. comunque legato a tutto quello che fa Microsoft non lo so io onestamente non lo farei se avessi Steam Deck cioè, la comprerei proprio per avere diciamo Steam su Switch, cioè esattamente questo, no? Eh, per questo non, non mi interessa molto sta compatibilità con, con Windows, Cioè capisco chiaramente l'API, al eh, di dire: Ah, ho portatile tutto quanto, però, boh, c'è cioè, anche sti cazzi! C'è cioè, una volta che hai installato Steam, hai già tutto quanto. Cioè, veramente l'unica cosa che puoi aggiungere eh, sono, sono veramente gli emulatori. ecco, quello forse è quello Che rimane un sure. po' fuori dallo scope di SteamOS eh, in realtà neanche più tanto da quando ormai eh, da quando ormai RetroArch è presente su Steam come applicazione a sé stante e anche quello risolve in automatico un sacco di, eh, sì, di, di console da, da scaricare bisogna capire, questo non lo so perché non la possego quindi non lo, non, pare che tanti di quelli che l'hanno acquistata ancora non la posseggono ma <ride> sì, mi sono riformato Chiaramente lì puoi scaricare l'emulatore. Come metti dentro i giochi, poi non, ho, non so bene. Però, insomma, sicuramente un modo per modificare ci sarà. Sì. Secondo me fa già abbastanza cose. Senza bisogno di andare a intrufolarsi su Windows. È una roba un po' così da smanettoni. Cioè, diciamo, ci sta. Per smanettare, ci sta. Ecco, poi utilizzo quotidiano. Vorrei qualcosa tipo Switch, una roba eh, che si accende nel eh, gioco. Forse ne abbiamo parlato, ma invece cosa ne pensi comunque di questo movimento di Valve nel futuro? Cioè, secondo te, su PC si vuole effettivamente infilare di prepotenza poi con SteamOS? Cioè, stanno studiando proprio anche per quello, secondo te? O, o secondo loro è un po' una, una battaglia me... un po' persa con no, Windows? Cioè, no, è difficile convincere la gente? Secondo me assolutamente no. Cioè, nel senso che... Eh... Allora, partiamo dal presupposto che Valve non ha problemi di investire in progetti di ricerca, cioè sicuramente quello che, il problema che Valve non ha sono i soldi. In questo <ride> Beh, quello... cioè, siamo tutti d'accordo, <ride> no? E, quindi cosa succede? Che loro in questo momento si trovano ad avere eh, un, uno store, un client, eh, che ufficialmente non è un client Windows, ma gira sia su Linux, su macOS che su Windows. Poi lo sappiamo benissimo, la realtà dei fatti è che tantissimi giochi vengono sviluppati eh, solo su Windows, alcune volte su Linux, raramente su, su macOS. E... Però Valve ecco, non può rimanere in una situazione in cui se crollasse Windows eh, gli si fotterebbe tutto in casa, fondamentalmente. Ha ah, le risorse. Per mantenersi uno spiraglio aperto verso eh, un sistema operativo che comunque non è completamente nuovo perché di SteamOS S si, si, si appoggia al classico nocciolo Linux eh, e poi espande con delle feature diciamo proprietarie mettiamola così con un sistema più proprietario in realtà non è tutto proprietario lo sappiamo però è un sistema più ad hoc ecco per, per i giochi e in questo modo un domani, diciamo, dovesse essere che Windows non è più il sistema operativo eh, a cui Steam per qualsiasi motivo deve essere legato, a ah, ne hanno un altro loro proprietario su cui tutto gira bene o quasi tutto. Loro lavoreranno sicuramente per avere una compatibilità più sterminata possibile. E ed è per questo che Proton è importantissimo. Perché eh, valve, secondo me, in questo modo dimostra di sapere, cioè di avere tante expertise perché. Si rendono conto con grande anticipo che poi è impensabile chiedere a tutti quanti quelli che hanno sviluppato un gioco per Windows eh, di mettersi fare a fare la versione per Linux perché Steam non è più su Windows o perché si stanno facendo la transizione. Quindi è un problema loro... anche per di Google, ricordo. No? Sì. Per Stadia era difficile: è un problema grossissimo. Eh. Figurati per Stadia, cioè, è un problema per Valve che è il più grande store sì, al sì. mondo. Figurati per Stadia che c'è due giochi e che non si caga nessuno e quindi si stanno preparando in tal senso ma non perché pensano che domani Windows possa scoppiare no? buonasera Zesco, grazie mille per il buonasera saluto buonasera Zesco e non perché pensano che domani Windows scoppia semplicemente perché se dovesse succedere non è possibile che Valve salti in aria perché Microsoft ha fatto delle decisioni sul proprio sistema operativo per questo secondo me Valve spinge da sempre sul sistema operativo free, open diciamo non tanto free quanto open in modo tale da avere una, una risorsa, da avere una possibilità, un'indipendenza di base che gli certo, permette di certo. andare avanti. Questo è un po' il discorso eh, da fare. Perché, comunque, secondo me... Ok, chiaro, non è chiaro, non è così automatico. Però, cazzo, cioè io c'ho tanti giochi in Steam. Se domani Steam mi dicesse no, io ci sono solo su SteamOS, lo so che non è facile per tutti quanti farsi il sistema in dual boot e poi avere Windows e Steam OS, Cioè, sarebbe una grande rottura di cazzo. Però io lo farei, cioè non rinuncerei a Steam perché non è più su Windows. Poi sono uno che sa anche smanettare, quindi è relativamente difficile per me farmi una seconda partizione eh, e, e avere Steam OS su, sul mio PC. Però come me penso anche tante altre persone, perché grazie alla richiesta poi si creerebbe una marea di guide, di modalità, di, di mod, diventerebbe una pratica sicuramente più diffusa e, tra, tra i giocatori. Ecco, poi tanti magari che hanno meno giochi probabilmente lascerebbero, è difficile adesso poi dire, no, anche anche concorrenti, quanti si sposterebbero magari su Epic Games perché gira, solo, cioè gira bene su Windows, eccetera, eccetera, ecco, sì, per questo sì. dico, non è che domani abbandonano Windows, semplicemente è un stato di backup plan, buonasera Arcadia Buonasera Arcadia, sì Black Twitch scrive secondo me potrebbe Steam Deck essere un'iniziativa a proseguire seriamente uno sviluppo di Steam OS che era un po' fermo? Secondo sì, me assolutamente sì, eh, tra l'altro comunque loro sembrano aver venduto tutto quello che, che, che potevano vendere per quanto riguarda Steam Deck, sono, sono sicuro che gran parte del successo lo devono anche un po' a Switch, al fatto che la console portatile è diciamo... Entrata in auge anche come sì. console per adulti, diciamo. No? Per... Sì, è tornata molta attenzione sulle portatili, esatto. dove si era perso poi con di fatto Playstation Vita, che era una delle ultime top, no? sì. Diciamo, a livello tecnico. Però scomparsa dal la... Mone. Poi vabbè, FDS che comunque era ormai un po' proprio alla... con l'acqua alla gola. E... Già era, era, era sempre rimasto come una console. Diciamo, un po' dei bambini. Più... Dei bambini sì, eh, anche come eh, la pubblicizzavano. Con, eh. uh, come erano fatte proprio anche le console, no? Colorate, plasticose, cioè era proprio fatto diverso. No? Quelle sì, di sì, sì. Pokémon di pica. Cioè, chiaramente c'è anche Switch, però poi hanno fatto Switch Lite, cioè comunque hanno separato. No? Esatto. Uh. Hanno separato Tanto... bene il grande ritorno delle console portatili. E questo, scusami, sì. poi ti lascio andare avanti. Sì, sì, me sì. Me qui no, no. Quindi, gran, grande successo di Steam Deck cavalcano sicuramente il ritorno in auge della console portatili. Ne hanno vendute molte. Hanno lavorato a delle tecnologie, diciamo proprietarie. Per SteamOS che al momento è solo su Steam Deck quindi per Steam Deck però nessuno ne esclude che poi possa essere tutto esportato su una seconda diciamo, console concettualmente oppure su una versione del sistema operativo installabile magari su PC eh, ufficialmente diciamo. Poi sono sicuro che se smanettiamo oggi i modi per installarlo ne troviamo eh, però dico proprio a livello ufficiale e perché no secondo me è assolutamente valida come opzione. E se veramente Valve riuscisse a arrivare in un momento in cui paradossalmente i giochi girassero meglio su SteamOS, lì cominci veramente a tirare la corda su Windows. Perché se so che giocando su SteamOS il gioco gira meglio, cioè va a lì, cioè è pesante comunque. Cioè ti dico, guarda, se ti installi SteamOS e i giochi girano tutti dal 5 al 10% meglio. E Non è così eh, banale, eh? Se sei un, eh molto, no, un po' cosmoneta no, cioè... vuoi andare su SteamOS e non giocarteli su Windows. Chiaramente è complesso, è un lavoro molto difficile come dicevo prima, non lo fanno domani, sicuramente, sì. però e, e se arrivano su PC, diciamo che poi, poi scusami, finisco veramente, la vera difficoltà è che se arrivano su PC, tutte queste tecnologie che loro stanno sviluppando, in, diciamo un po' in accordo con MD che appunto produce l'hardware all'interno di Steam Deck, cadono un po', perché poi sono costretti anche a vedere se la tecnologia Nvidia, Intel, eh, che, sta, che, che, che ha una posizione predominante nel mercato, che quindi... È più difficile stai fare fare scattando specifici. un po su, okay. su twitch io, allora, perché allora su meet io ti vedo un po pixeloso ma non scatti mentre su twitch ti vedo bene okay. ma scatti non si, okay. Non, non, okay. mi, okay. mi sembra impossibile sta cosa se, se avessi però, però, però penso che a si senta bene. Eh, in penso... realtà su, su streamlabs non ho segnale di okay, tanti okay. frame persi magari, però... magari ero io invece avevo un calo di magari ero io eh. vediamo anche così. cosa ci dicono adesso ti tanto. vedo bene così ottimo quindi questa è la risposta. Su Twitch si vedono pure i peli della barba. <ride> perfetto, <ride> perfetto. No. ma non sembra scattare. Ok, okay. okay, allora okay. Magari Ma magari ero sì, io, magari ero sì, io sì. appunto. Dicevi per, No, per curiosità, avevo cercato qua su statistica.com, non sì. so quanto affidabile, comunque penso sia abbastanza affidabile. Eh, giugno 2021 i dati, stavo guardando così. Curiosità, Steam a ah, Windows 10, 90,36%. <ride> Windows 7, 4,88% e pollo, quindi pollo. potete immaginare il resto. Esatto. C'è cioè, eh, un piccolissimo Windows 8.1 degli riducibili eh, poi c'è un Mac, Mac OS 10, immagino degli ultimi, comunque qualcosa del genere, 1.44%. Su Linux, veramente, andiamo allo 0,18% il più alto. L'Ubuntu, 20, sì, sì, sì. cioè. 20 Quindi, comunque, sì. diciamo che per adesso. <ride> è veramente difficile chiaramente per mille motivi cioè comunque non c'è magari lo zoccolo duro che dice no ma io ho questo perché so più c ho le mie app però perché poi anche bene o male uno gioca sì ok usi steam quindi magari dici vabbè ma uso steam posso anche lasciare il pc bello pulito senz'altro però non usi mai solo steam cioè steam ci abbina un sacco di altre robe dei software dei... cioè che comunque usano magari appunto windows non sono compatibili hanno meno compatibilità gli aggiornamenti cioè comunque è molto difficile chiaramente già cioè capisco poi, poi il discorso no, che, che hai fatto, perché... però vabbè, ci sta a avere. No? Eh, alla fine, un po' anche come tra virgolette, Microsoft no, si è mossa comunque tanto su PC con la sua pecceta, perché giustamente anche lei deve farsi il suo ecosistema. Non è che può dire: Vabbè, mi appoggio a Steam e sti cazzi e sto. no, Li mette anche su Steam i giochi. Però comunque c'ho il mio che mano a mano aggiorno il sistema. E insomma, rimane fa... Windows e tutto collegato. Meno magari adatto agli smanettoni, più magari. Però comodo per chi invece clicca, installa e gioca, comunque che non deve fare altro. Per quanto poi Steam non è che sia complicato, si è comunque è migliorato abbastanza. Ecco, non è più la roba, la lista strana di, di cose scritte che non si capisce nulla uh -huh. come magari tempo fa. Eh, però, sì, chiaramente, a livello di interfaccia, eccetera, Steam. È, eh, scusami, Game Pass. Diciamo, come, pre come forma predefinita, è un po' più chiaro. Veramente sì, sì, poi sì. Steam. Si sì, c'ha il suo big picture, c'è un po' di cose, cioè, ma ci sono tante cose, però, forse ci sono troppe cose. Per... Eh, esatto, appunto, sicuramente Steam sì, si evolve in questo senso. Cioè, veramente, Steam, la quantità di feature è infinita, quindi. Cioè rischia un pochino no. di rimanere soffocato dalle no. cose che ti trovi, mentre Game Pass è proprio eh, fa della semplicità, sì, sì. la sua, sua... Sì, ampia, apri, eh, dai, ne hai i propri i riquadri miti. chiari, sì, sì, tutto chiaro. Poi però se vuoi smanettare non puoi fare un cazzo, quindi... Diciamo, eh sì. Lì dipende da quanto tempo stai giocando su, su PC, diciamo, sì. per quanto tempo giocherai, quindi poi quanto diventi, non dico smanettone per forza, ma affine al sistema PC. Quindi a un certo punto diciamo, ti viene naturale pensare a determinate cose, almeno quantomeno di poterle fare, tipo spostare le cartelle, eccetera, perché magari sono uno che, magari lavora anche al PC, quindi comunque ti sai muovere in generale eh, sul sistema operativo, vorresti smanettare un pochino, eccetera, ecco lì, già con Game Pass non lo, non lo puoi fare tanto, ecco diciamo che quando ti si rompe un gioco su Game Pass, mm, cioè non è che... Eh. Puoi fare sì, moltissime ancora... cose su Steam sì, invece sì. puoi veramente un po' fare di tutto eh, chiaramente i due sono due modi no sono due filosofie diverse. C'è chi vuole installare e giocare. Sì, Microsoft sì, sì. c'è chi vuole installare e giocare, però poi magari vuole anche smanettare. Ecco, allora già su Steam si trova come certo. diceva Ale. In realtà, secondo me, con la nuova interfaccia Steam eh, della libreria e, del, um, e dello store, eh, anche Steam è diventato c'è un pulsante di download e gioca cioè non, non c'è sì, anche sì, su Steam sì, sì. ormai non c'è più nessun tipo di problema secondo me Rim rimane che comunque è un client un po' più complesso eh, da, da utilizzare questo è sicuramente però c'è comunque il giocatore già soprattutto i giovani no? che sì, non hanno nessun problema a utilizzare il computer in generale non, non trovano ecco, questo, questo tipo di limiti, non esistono ecco, per loro. Non yes. è che sia un filo più completo perché c'ha tre tab in più in alto, non sanno più cosa cazzo fare. Non è, non è questo il caso. Per cui Steam si è semplificato, ha mantenuto tantissimi feature. Rimane un launcher veramente della Madonna. Cioè, non, Niente da, da dire su questo. Sì, punto. Poi di... anche con Remote Play Together, anche lì, gran clamoroso, figato, clamoroso no. sì, sì. che non viene tanto pubblicizzato. Cioè, se ne parla poco, però. A pensarci, è veramente una figata. È veramente certo? una figata. Assolutamente. È una cosa, proprio un'aggiunta che dice vabbè, ok, ma, ma va, ti cambia, la vita, su Steam, ti cambia la vita. Steam il gioco perché posso fare sta cosa che non posso fare da nessun'altra esatto. parte. Cioè... Remote Play Together. Per quanto, anche sapesse. se non lo uso, anche se non è una sì. cosa che uso, però, cioè, a pensarci, Cazzo, ma che...? cioè, veramente. Sì, sì, no, è <ride> clamoroso. Praticamente, Remote Play Together ti permette di eh, giocare in co-op online a quei giochi che eh, di fatto supportano solamente la co-op offline. E Steam si preoccupa fondamentalmente di simulare la co-op eh, offline, come se l'altro giocatore fosse con te fisicamente, eh, tramite oh, il suo layer hardware. Scusate, e di MuBot. Mubot ragazzi, ragazzi Bomber. Bomber, MuBot, sempre aggiornato. diceva appunto, ti permette di giocare eh, online in co-op ai giochi che non lo supportano, ma che hanno una co-op offline una feature veramente che ti svolta, ti svolta la vita su determinati giochi per esempio il primo che mi viene in mente è Enter the Gungeon che ha la co-op solamente offline ma così lo puoi giocare tranquillamente in co-op con un amico su Steam con Remote Play Together veramente ottimo eh, perché come me è rimasto da solo una figata pazzesca co-op in, co co in couch virtuale come da adolescente, esatto eh, tra l'altro è una, una feature veramente ben pensata perché appunto lavora su Steam ad un layer tale per cui per il gioco è invisibile questa cosa per il gioco è come se l'altro giocatore fosse di fianco a te col controller attaccato al pc quindi è estremamente compatibile con, eh, con tantissimi giochi quindi una figata totale assolutamente Ma possiamo muoverci avanti? Uh, eh, eh. Allora, ray Team Deck eh, incredibilmente si è riusciti a tirarci esatto, fuori che cosa, esatto. un po' di roba diciamo un'altra come posso dire sfregata di palle da parte di Nvidia che ormai diciamo eh, non dico che spegne il ray tracing ma ci mostra sì. la GDC il path tracing che è fondamentalmente a livello pratico diciamo un'evoluzione del ray tracing dal punto di vista dei sì. risultati in tempo reale è una versione pompata se vogliamo del ray tracing in cui fondamentalmente invece come dice anche l'articolo stesso il ray tracing diciamo fa una simulazione della luce a livello diciamo puramente matematico calcolando appunto i ray, i raggi e facendoli rimbalzare attraverso la scena il path tracing in realtà fa una cosa ancora un po' più complessa che simula realmente la fisica della, della luce e come si rinfrange tra le scene gli oggetti posti in scena quindi una cosa estremamente complessa a me, sì? a me la cosa che fa molto ridere è che non abbiamo le, le serie 30 non abbiamo giochi con ray tracing ah, figo e, e questi si presentano il nuovo path tracing cioè la gente non ha manco visto il ray tracing questi sì, già, sì, sì. sono già avanti volevo fare vedere il video su twitter ma è, cioè, è veramente di, di una risoluzione aberrante andiamo sul vediamo se eh, si sì, può su, su youtube magari sì, ma... C'è qualcosa di un, più, di un po' più godibile. Però ecco, una cosa che non, ho, non mi ricordo, ma loro comunque cioè, questa tecnologia la, la vendono anche no, ad Cioè, la fanno solo per le schede, per i giochi, o comunque loro la vendono anche ad altri... insomma... Questo, questo non lo so, questo non lo so no. sicuramente, diciamo, come ricordava l'articolo. Questo in realtà è il link che ho appena aperto, appunto, è il video research. Dove vengono, dove vengono di fatto pubblicati i paper veri e propri? Cioè, okay. dove... sì, infatti, questo è della dell'AGGDC. Esatto, questo è proprio un cioè, la pubblicazione eh, della, della tecnologia in sé, cioè che spiega come funziona. Eh, volevo cercare un video che si vedesse meglio, però, di quelli che hanno messo su, su, su Twitter, perché eh, sono veramente una roba. Cioè, risoluzione è infima. Cioè, cosa stiamo guardando? Non Forse so... YouTube, penso, no, cerchi su YouTube. Attimo. Il risultato, comunque è ottimo. Diciamo, sono tutte tecnologie in realtà già conosciute che, però, non venivano eh, utilizzate in real time: cioè, un conto è avere una scena e calcolare in maniera fissa, cioè estrarre un video eh, di questo, cioè, io poi calcolo come la luce si rifrange. Mi prendo anche sette giorni per farlo. Tanto, poi io faccio il mio video, il mio film all'interno appunto questa tecnologia ma è una tecnologia che ho precalcolato e poi è un video quello che io ho calcolato è il risultato del video cioè l'effetto speciale diciamo che ho inserito eh, un conto invece è calcolarlo in tempo reale come sono i giochi diciamo no? Eh, dove non posso permettermi di calcolarlo per 72 ore e poi di darti un video sì lo posso fare si chiama cazzi non è un gioco dove, perché poi non è, non è possibile interagire no, con è. Video, no? quindi la, la, la rilevanza di questo annuncio è che questa tecnologia sta diventando pian piano disponibile anche nel rendering in real time, che è quello diciamo utilizzato per definizione nei videogiochi, cioè un rendering che avviene in tempo reale. Eh, mentre il gioco sta girando, ecco, poi da qui a effettivamente in, implementarlo in un gioco che fa mille altre cose. Buonasera, Frizzi grazie Buonasera, Pizzi. Per, per il Prime. Eh, che fa mille altre cose, ovviamente, un gioco molto più pesante del semplice video. Eh, renderizzato in tempo reale, si vedrà. Però chiaramente Nvidia spinge molto su questo tipo di tecnologia eh, perché di fatto, cioè potrebbe essere la tecnologia del futuro, il modo, diciamo, magari più diffuso per implementare l'illuminazione nei videogiochi fra dieci anni potrebbe essere questo. E se sei leader di questo settore sicuramente, diciamo, ne trai certo. un grande beneficio. Quindi, diciamo, Nvidia sta sicuramente... Esplorando da questo punto di vista, poi chiaramente quando te lo fa vedere, ti fa vedere anche che gira sulla 3090, che teoricamente è una, una, una GPU odierna. Poi ce ne sono tre al mondo che ce l'hanno, quindi poi nella pratica <ride> non lo è manco per il cazzo. Tuttavia, diciamo, è sicuramente impressionante che già con la tecnologia odierna qualcosa si possa fare, sì. quanto non lo so in realtà, perché vedremo quali sono i giochi. Diciamo, lo stesso ray tracing, in realtà, come diceva prima Ale, non è che sia proprio supportatissimo eh, no, è abbastanza raro eh, diciamo a livello di compatibilità globale le schede che lo fanno girare bene cioè le da serie 3000 ce ne sono tre nel mondo quindi questo ha anche colpa della famosissima scarsità semiconduttori eccetera eh, però è un dato di fatto ecco non è una tecnologia che si è espansa a macchia d'oro sì. ha preso il piede più magari di altre del passato perché effettivamente sembra essere rimasta come tecnologia nel senso che eh, non, non è qualcosa che si è spento e poi è stato dimenticato. Sì, è qualcosa sì. che effettivamente. Sì, C'è realtà... buzz, se ne parla, esatto. si fanno le mod. Si vedono i giochi vecchi con retro Tracing, Si vede qualche gioco carino come quello dei Lego Zen lì, con retro esatto. Tracing che sembra molto figo. Lì pubblicizzato in InView. Comunque qualcosa sì, si vede. C'è una tecnologia che evidentemente. C'è una parte dell'industria che... Eh, soprattutto chi lo supporta non è detto che lo supporti bene. Esatto. cioè Comunque è una tecnologia pesante da, da implementare, va implementata bene. È una tecnologia che... Eh, è molto difficile anche da implementare perché le soluzioni date dai vari produttori hardware non sono standardizzate. Cioè Nvidia fa la sua merda, AMD fa la sua merda, quindi se tu lo vuoi implementare devi farti la versione Nvidia, devi farti la versione AMD. Quindi uno magari dice, sai cosa c'è? Non ce ne frega un cazzo, noi non lo facciamo, non lo abusiamo. Questo è quello che succede, no? Perché quanto ci costa mettere il ray tracing? Ci costa un fottigliardo di soldi perché dobbiamo non solo pensare a come si fa il ray tracing in generale, a cos'è e a come implementarlo, ma poi devo anche implementarlo tre volte. Poi comunque devo lo stesso implementare la soluzione senza ray tracing perché non ah, posso sì. fare un gioco solo con Ray Tracing e dire ok, faccio solo questo, è fighissimo magari è un po' pesante, yeah. ma faccio solo questo no, devi fare la soluzione classica Poi fare Ray Tracing, poi fare Ray Tracing per Nvidia, poi fare Ray Tracing per AMD, poi fare Ray Tracing per le console ma uno per Series X <ride> e uno per PlayStation sì. 5 perché non sono per Series S non lo fai no, no infatti no fai prima quindi diciamo è una tecnologia che eh, sicuramente, cioè ha ha, secondo me ha subito una, un percorso strano È stato pompatissimo A livello mediatico Che sembrava dovesse uscire domani Un po' come il cloud gaming con, con Stadia Che sembrava che eh, niente, Domani le console buttiamo nel cesso Perché è arrivato Stadia Poi però diciamo come tutte le tecnologie È un po' più lenta a prendere il piede No? Sembrerebbe però essere comunque supportata in maniera continua, lenta ma continua, anche un po' come il VR. Se vogliamo, non è una roba che si è diffusa tantissimo. No, no, è, ma vero, che è vero, Effettivamente Anzi, pian VR piano. è quello che. Esatto, sì. sta, sta crescendo con una sua lentezza, diciamo, ma sta prendendo piede. Quindi, diciamo, sono proprio queste tre: secondo me il VR, il Ray Tracing o il Path Tracing. Vedremo in futuro quale delle due dominerà. Eh, magari con la 4.000 potrebbero dire: Oh, guardate, qualche gioco col pating ve lo facciamo, eh, sì, no? sì, sì. Eh, potrebbero cominciare. Secondo me, diciamo, la vera soluzione di questa cosa arriverà quando la soluzione, Ciao, Pizzi, eh, buonanotte. Nasera, Pizzi, buonanotte. Eh, come posso dire, la soluzione arriva quando l'algoritmo è standardizzato e quando le soluzioni sono appunto sono standard cioè si può fare una pianifica che non sia devo sviluppare 700 volte la stessa cosa perché i produttori hanno tutti i loro sistemi proprietari cosa vuol dire questo vuol dire che secondo me retracing diventerà la norma solamente quando ci sarà una soluzione che poi che ti permette di implementare retracing per tutti quanti fondamentalmente questo è il discorso eh, vedremo quando, quando arriverà la tecnologia open storicamente ce l'ha in mano AMD e non Nvidia, che del ormai da sempre, diciamo. Continua a introdurre cose anche tecnologicamente avanzate, ma strettamente legate al suo hardware barra software, cioè ai suoi driver. Quindi complesso pensare onestamente che. Eh, sì, cioè, Sicuramente funzionano perché è una fetta preponderante nel mercato quella di Nvidia, quindi non è male in generale, però. Vedremo insomma come, come sarà possibile. Vedremo anche come si muoveranno i motori grafici come V5. Hanno rilasciato un video di 37 minuti un po' oneroso da guardare, però potrebbe anche essere molto interessante capire anche come i motori si evolvono in tal senso e come implementano queste cose insomma. E, ok, quindi path tracing. In realtà purtroppo di video fighi non ve ne possiamo far vedere, quindi è un po' una merda. Eh, in questo senso oggi sono allist, ma vi linko in realtà alla serie di tweet. Uh, che, che appunto ha dentro i video, adesso ve lo link in chat. Eccolo qui. E per chi smanettone, secondo me può essere abbastanza interessante. Poi il gioco della serata, ragazzi: con Ami, con PES e i football. Eh, vogliono fare un update oh, per eh. far sì che eh, i giocatori. Eh, Possano porre la propria fiducia eh, sul gioco e eh, vediamo. In realtà, non dovrebbe mancare molto che, che esca no? la versione. L'hanno ah, provata eh. Incredibile, quindi la 1.0, che doveva uscire sei mesi fa, sta uscendo perché ne parliamo? Perché noi non vediamo l'ora di fare la troika scop, ragazzi. Eh, tutti su PES e eh, football eh, ci spacchiamo, se mai uscirà. Adesso vediamo cosa <ride> uscirà eh, il 14. Eh. Anche perché io ricordo un'infografica. Comunque molto complessa sui contenuti del gioco. Sì, e... che non si sa poi se è cambiata o esatto, è rimasta Esatto, cioè ad tale, oggi sappiamo eh. che uscirà la 1.0 e 14, però cioè di cosa ci sia dentro la 1.0 non è ben chiaro. Cioè, no, oltre no. ad una versione, si spera, migliore di quella mobile del gioco. Eh, poi a livello di contenuti penso che lo scopriremo quando uscirà il gioco. Cioè non, non so, da questo punto di vista... Eh sì, sì. Abbastanza, abbastanza difficile vederne poi... Il futuro proprio perché ormai, cioè, quest'anno è perso, cioè tornare già adesso in corsa così è stranissimo perché mm -hmm. questo è proprio il, il picco negativo del periodo uh, di, dei giochi di calcio. Cioè, anche FIFA adesso cala drasticamente, proprio, ma tantissimo. È il cioè momento FIFA di proprio... formare il vuoto. Anche sì. se ci sono i mondiali invernali, però comunque in inverno, quindi beccano in realtà il super picco, cioè, FIFA 23, veramente cavalcherà un'onda. Assurda, sì, perché sì. con i mondiali a novembre figurati. Eh, eh, quando comunque ci sono, sono stati in estate, faceva il gioco a parte. Poi, dopo ha inserito invece i mondiali direttamente nel gioco del, dell'anno di, dell corrente, diciamo. Dei mondiali. Eh, però ecco, quest'anno invece, proprio è, gli viene tutto facile. Diciamo, sarà facilissimo arrivare a boh. Non so quante coppie vendono là. Senza senso, senza senso. E invece Konami, boh, cioè ti metti lì parti free, non lo so, però. Cioè, è complesso perché per adesso, per come percepisco io proprio il FIFA, cioè il gioco di calcio, l'online come funziona, eccetera. C'è cioè anche la cosa di dire Ok, io comincio il gioco. Cioè il, il sogno, tra virgolette, del passato in cui dice. Vabbè, ma invece di comprarlo ogni anno, ho un gioco che è piattaforma e basta. No, e continuo sì, a giocare sì. quello. Però non. L'equilibrio del gioco, cioè non si capisce bene se può funzionare una roba del genere, perché sembra che il pubblico sia ormai talmente, non lo so, inserito nel, nella meccanica del... L'avevo anche detto, no? Tempo sì. fa, di, di, di questo refresh, no? A sì, un certo sì. punto basta, ti stufi di, di continuare a giocare perché segui quasi la stagione calcistica, no? Quindi hai seguito tutto un tot di cose hai seguito i giocatori magari che ne so i giovani che, che trovano il loro, il loro anno top sì. il giocatore invece che cala il meta eccetera cioè queste cose poi non, non possono cambiare in corsa perché cioè una volta che poi ti fai la squadra che hai investito soldi cioè è veramente difficile cioè tanta gente proprio dice oh non vedo la esca al nuovo perché riparto da zero voglio vedere voglio no, ricrearmi la squadra dall'inizio Cosa che c'è, cioè, sì, volendo, puoi fare, ma cosa fai? Cioè, ti butti via, cioè, cancelli la squadra al club e ricomincia? Non ha senso. Perché ma guarda, secondo tutto. me è un non problema questo già accade in tutti i giochi competitivi. Cioè eh, anno, sì, esempio, sì, no, lo so. per esempio in sì. League of Legends, ogni anno ti buttano giù tutto, cioè chiunque riparte da zero, totale certo. Ah ok, ok, anche... Ah, anche. non sapevo per esempio No assolutamente, ok, c'è cioè il champion che hai comprato, ti rimangono ovviamente, li sì, puoi sì, continuare sì. a utilizzare non è che li Però portare. refreshano tutto Sì, anno. però c'è cioè, il tuo account che aveva raggiunto una certa posizione in rank, viene completamente debellato okay, Riparti okay. con le qualifiche, diciamo ti rimane... Siccome lì c'è proprio un discorso di ranking Diciamo molto, molto preponderante ma, Mentre su FIFA hai anche un discorso di team no? Di giocatori eccetera Cosa che non esiste su, su League of Legends certo. e, Lì cosa succede Che ti rimane diciamo una sorta di valore nascosto Che riguarda la posizione finale eh, A cui eri arrivato eh, Alla fine della stagione precedente Questo un po' ti aiuta A partire un po' più in alto ecco, Quando fai le tue qualifiche eh, puoi partire, magari, già gold invece che silver barra bronzo. Eh, allora ti altro. chiedo, visto che tu giochi e io no, quindi non so bene per come funziona. Non succedesse questo refresh, non ci fosse totalmente, cioè, giocheresti cioè, cosa cambierebbe? Poi, in eh, cambia, cambia... allora, diciamo anche a livello proprio pratico, quello che cambia è che. C'è proprio il concetto di season che dà. Eh, okay. Beh, sì, cose. la season sì, che c'è okay. in tanti giochi esatto. Sì. esatto. Quindi c'è la season, che vuol dire che tu fondamentalmente hai l'obiettivo di arrivare in un certo rank. O comunque di salire il più possibile in un, in un tempo limitato. Considerate due cose: che questo dà la possibilità al gioco di distribuire dei premi in base a dove sei arrivato. Perché a un certo punto, reset dice sei arrivato qui, ecco questi premi perché tu quest'anno sei arrivato eh, in questa posizione. Secondo, dà la possibilità a Riot Games, in questo caso, di aprire tre mesi di pre-season, che sono la fine della season corrente fino all'inizio di quella nuova, in cui fondamentalmente il gioco è in uno stato, diciamo, instabile. Dove loro buttano dentro tutte le novità che poi verranno confermate, oppure sì. bocciate per la nuova stagione. Quindi c'è questo periodo, diciamo, di pre-season. Che è un periodo un po' più particolare, se vogliamo, dove le rank non contano, dove c'è insomma, un po', un po' una cosa particolare appunto, un po' come se. La gente che... si allena, diciamo. Tra virgolette, sì, via. che testa le cose nuove, eh, eccetera, sì. eccetera. Fino a poi arrivare al momento in cui inizia la nuova season e allora, ok, lì cominci con l'apposizionamento, 10 partite iniziali, eccetera, eccetera, no. E quindi questo è un elemento eh, Che dà una ciclicità esattamente come la dicevi tu Cioè ripartire da zero Magari scegli quest'anno i giochi dei champion diversi eh, Le tue statistiche vengono azzerate Più che altro perché la velocità con cui tu sali I punti che guadagni ad ogni partita vinta E quelli persi ad ogni partita persa Tengono conto di tutto l'anno Fondamentalmente Cioè tu sali più velocemente Tanto quanto stai vincendo Cioè più vinci più sali veloce Più perdi sì. più scendi veloce e, e diciamo specularmente più stai perdendo meno velocemente sali quando comincia a vincere e viceversa più vinci poi quando perdi perdi poco diciamo no quindi diciamo rimani anche un po' incastrato diciamo in determinate logiche se ti è capitato magari di avere un periodo in cui hai giocato male magari non eri tanto concentrato un po' di sfiga eccetera ti sei buttato in una situazione in cui eh, devi vincere tanto per recuperare eh. una sorta di passo Diffico, eh, e, e recuperare è un po' esatto. Quindi uno dice, ok, me è successo. Dico: Vabbè, ragà. Cioè, sono in una situazione del merda, colpa mia, magari ho giocato male. Adesso sono in una situazione in cui ho perso tanto. Quindi, quando vinco, non vinco un cazzo. Quando perdo mi buttano giù tutto. Eh, aspetto due mesi, si resetta la season, ripartiamo da zero Mi riscelgo due o tre champion, me ne imparo due o tre nuovi E riparto da zero Molto importante questa cosa, secondo me, esattamente come in FIFA La differenza è che non paghi altri 50, 60, 70 euro per ricominciare Diciamo, questa è un po' certo, la, certo. La, grossa, la grossa differenza Sì, esatto, sì, sì Però ecco, sì, la cosa forse... Sì, il cortocircuito effettivamente arriva qua Perché dici, vabbè, ho FIFA, piattaforma a un certo punto e a sport decide, vabbè ragazzi, vi rinfresco perché così ripartite. Però giustamente molta gente che magari ha investito anche soldi per avere la squadra dice, no, vabbè, io la squadra me la voglio tenere. Che poi è quello che succede, perché se io volessi ancora giocare al FIFA 2021, lo metto, gioco, la mia squadra vecchia, non ci sono però, più aggiornamenti, me, tanto, però problema, posso giocare. È un non problema anche qui, perché la stessa cosa succede in un League of Legends, per esempio, cioè dove ti dicono, ok, io resetto la tua posizione nel rank. Però non butto via i champion che hai, tieniteli. Poi cosa succede? Che magari te li cambio, te li sto ribilanciando. League of Legends non è una controparte nella vita reale, che magari il giocatore sì. quest'anno ha avuto un anno di merda, quindi succede che poi nel FIFA immediatamente successivo è depotenziato in determinate sì, caratteristiche, sì, sì, no? Questa cosa di League of Legends non, è, non esiste perché i champion non esistono nella realtà, quindi non è che si può valutare la sì, sì, sua sì, performance. Sì. Però vengono ribilanciati. E nessuno si lamenta se è main di un champion e questo champion viene nerfato. Cioè, meglio sì. Tutti si lamentano, però non è una lamentela che ti porta ad abbandonare il gioco, no? È più una sì, lamentela sì. di circostanza, diciamo, di dispiacere, ma ti sposti su un altro champion, oppure vai avanti lo stesso. Mm. Eh... eh sì, beh, più o meno sì, succede anche lì, sì, Si si confive. Eh sì, è un po' complesso, se sì, è un equilibrio strano che appunto non si capisce Vedremo poi ah, nel guarda, futuro Ah guarda, secondo me semplicemente sono due le cose Cioè i giocatori eh, va bene evidentemente ricomprarsi una nuova copia in generale Perché lo fanno E eh, di, di contro Electronic Arts dovrebbe riparare, come stai dicendo tu, a tutta una serie di problematiche Le cui soluzioni già eh. esistono, però comunque le devi implementare per il tuo gioco Quindi sicuramente sì, sì, le dovrai sì. declinare per il tuo gioco E non ne vale la pena Cioè... Ti metti a spendere delle risorse per implementare dei sistemi che poi ti fanno portare meno guadagno di quello che fai, cioè, non ha eh, sì, molto senso in questo momento. Sì, sì, eh, sì. Secondo me, quando registreranno una perdita della vendita annuale, eh, quando vedranno magari che saranno, non dico tanti, ma cominciano a diventare una percentuale abbastanza grossa. Chi magari continua a giocarsi il vecchio, eh, per qualsiasi motivo, vediamo, insomma, probabilmente lì ci sarà un cambio di passo. A punto sì, infatti vista. non so, sarebbe da informarsi come funziona per dire la versione asiatica online di FIFA, che adesso attualmente si chiama FIFA Online 4, quindi è la quarta versione, sì. diciamo. però non credo che esca. Ah, no, beh, in teoria però 2018 Corea del Sud, quindi sì, 4 effettivamente. Una volta allora, sì, però anche qua c'è FIFA Online, però esce, sì, però non credo che sia appunto a pagamento, quindi comunque in qualche modo stanno. Ma ah, ci sa sì, lo quello in forma. in ogni modo c'è assolutamente. Sì, voglio è più vedere una come funziona: se sì. Secondo me è più una questione di, sì, mh, sì. di abitudini dei giocatori. Ecco a, sì, esatto. A co a come sì. muoversi, come muoversi all'interno del gioco. Nelle sue. Perché potrebbero fare esattamente la stessa cosa. Che fanno oggi, appunto, ripeto, senza. Senza farti spendere il nuovo soldo fondamentalmente Sì, sì Ma che banalmente potrebbero, eh, non lo so eh, farti Metterti una selezione eh, all'avvio all del gioco Della versione che vuoi avviare Potrebbe chiamarsi FIFA e basta E dirti sì. oggi esce FIFA 2022 Però tu se vuoi puoi pa far partire FIFA 2021 E giocare alla tua vecchia roba Oppure avviare FIFA 2022 e giocare a quella nuova, no? Eh, però non ti costa niente, ti detto. magari ti costa un abbonamento tot, non so, 30 euro all'anno, certo. 20 euro all'anno, eccetera, o ti costa solo l'update, diciamo che arriva, la soluzione esiste, ti dico ti supporto magari gli ultimi, le ultime tre versioni, non so, le ultime quattro versioni, dopodiché noi droppiamo il supporto e non sarà più disponibile, no? Eh, però ecco, sono tutte questioni che lo devono valutare, comunque spendi delle risorse per mantenere più versioni Mentre così con l'uscita del gioco nuovo vabbè, Tutti i amici come prima Il nuovo gioco riceverà gli aggiornamenti Quello vecchio quel sì, 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 sì. Questo è un po' il discorso mm. Eh vedremo quando cambierà nome Che a quanto pare <ride> <ride> Gli toccherà prima o poi anche a loro Allora allora Direi che siamo arrivati all'argomentone Ragazzi sì. Quanto siamo tra l'altro? Un'ora un secca ah, okay. eh, Un'ora e 10 minuti non, ho le 5, non so contare argomentone, argomentone. Non, è questo, ragazzi. Ragazzi. No, non è questo però <ride> vedo okay. che c'è Kingdom Hearts 3 qui sì perché sì, prima, sì. prima metti il trailer del 4 ah, okay, così okay. poi parliamo del stessi di Verum Rex Rag eh, a che minuto parte te lo ricordi? 4 minuti e qualcosa ma c'è il un botto sì perché questo è il ventesimo anniversario però è 4 minuti 4 minuti e 0 ci avranno linkato il gruppo 4 minuti e 05 5 metti 4 minuti sì, no no fatto, fatto. Okay. ah no sì perché è giustamente in ritardo questo ha annunciato anche uno mobile missing link uh, vabbè sti cazzi, anche. ci guardiamo ce lo guardiamo lo faccio partire ragazzi il trailer Kingdom Hearts 4 non avrebbe mai pensato chissà se esce entro il 2027 questo non, <ride> non è dato a saperlo però adesso non non sa. vediamo il trailer vedremo, vedremo The Lost Master Arc <ride> Beh, non male graficamente però, eh? No. eh. Prima scriveva Matt che stanno passando dalla Real 4 al 5, non so poi se... Per il, i, i giochi fotorealistici c'erano anche prima, diciamo, non è tanto questo... <ride> sì, 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 È una scelta di stile, diciamo. Esatto, giusto per informazione. Sì, sì col sì, 3 se... mi sembra che avevano avuto un po' di problemi, vabbè, tanti anni. Molto bello questo, questa scena comunque. Volevo dissare, invece non sto dissando. <ride> aspetta, aspetta catto. di vedere i personaggi, aspetta di vedere i personaggi. Il uh, Last of Us Earth. Uh, <ride> sì, il personaggio è terrificante, cioè, è veramente un pongo. È strano, è strano. Sì, più che altro perché è molto umanizzato è rispetto non poi al non classico. Non Quindi bisogna anche capire se se sta cosa. Il tuo personaggio ho capito? Ma stava dormendo da 7 anni nella stanza sul divano? <ride> Cosa? Ah sì. A quanto pare lei è un personaggio tra cioè, l'altro di... di un gioco mobile. Ok Classic eh. qua, Sì, qua sembra di fatto un po' il mondo reale. No? Sì, sembra Ma il mondo. E dai, questo è il mondo reale. Ma non è per tutto il mondo, i personaggi sono. E anche il nemico, evidentemente, in 144P. <ride> terrificante. E poi vediamo questo Benjamin, Atlas gigante, eccetera, vediamo un attimo. Ma proprio tutto quel sole è diventato nero dopo sette anni. Aspetta, <ride> no, però dice scusa sette giorni. No, 7 no, giorni. giorni. Mi sa che dice 7 years, dopo 7 giorni. Ah, years? No, no, no vediamo, mi va sette vai. anni, mi sette anni. Corre, corre, salta. Cosa fa? Ride, piange. C'era questo tipo di parkour nei vecchi? Sì. Okay. Sì sì. Nel gian, no, alcuni vecchi. Quello 3DS, eccetera. da così veramente terrificante, ma questo era vero. Cioè, veramente bottissimo anche negli altri. Sì, già. sì, non è niente di che però abbast abbastanza pulito, cioè, Non si occupa niente di... No, no, è vero, è vero, però veramente... Non riesco a conciliare questi modelli proprio low res con... Con la città che eh, è lì, molto bella è tutto nero so. quindi sì. Vabbè poi questo non c'è Vediamo poi alla fine della fiera Poi i modelli c'è in realtà poi dei, dei mostri No, Cioè nel, quando mm. giochi sono fatti a Sì. Eh comunque la conferma di Pinocchio Perché comunque diciamo, Si sapeva che sarebbe arrivato Pinocchio? Sì sì sai tipo lo segreto di La conferma di Pinocchio ma in che senso? Scusa, non ho capito. mi Che eh, C'è cioè una roba ovvia, eh, che, sarebbe, che sarebbe arrivato, no? Cioè, lo sapevamo che sarebbe stato il 4. Sarebbe arrivato. Ah, scusami. No, non capivo. Pinocchio. Ma ah, sì, Ma io non mi aspettavo tanto, sinceramente. Cioè, non, non adesso però si sapeva che ah, volevano. Adesso continuare. no, diciamo, però volevano se... continuare. Sì. Avevano fatto già comunque Melody of Memory: Magic in the making. Eh, eh, di fatto, di fatto era il nuovo titolo, subito uscito dopo il 3. Avevano fatto Remind comunque il DLC sì abbastanza corposo, eccetera. Però sì, diciamo un nuovo arco narrativo l'avevano già annunciato che sarebbe comunque la è storia no, di Sora. No. Cioè, insomma, Sora. No, continuato. Sette giorni, era ragioneale, ragazzi. Ah, ecco. Comunque, Sette giorni sul divanetto. Cioè, <ride> terrificante. Sì, ecco, ancora. però ecco, sta cosa che lei dice che è arrivato lì appunto da un po', no, quel classico plot da Isekai, no? da sì, persona sì. che va in un altro mondo. Quindi, boh, appunto, Sora all'ora che va nel mondo reale... E appunto qua ci colleghiamo a... Se torni nell'altro tele che ti ho mandato... Eh, quello che è di sì, Kingdom Hearts sì. 3... Eh? Eh. Sto mettendo, sto mettendo... Ah, sì, sì, scusami... Questo praticamente è... Per spiegarti, per darti di contesto a te... È un trailer di un videogioco... Dentro Kingdom Hearts 3, perché a un certo punto sei nel mondo di Toy Story, chiaramente, e Toy Story parla, i personaggi di Toy Story parlano di un videogioco, e eh, è, è il videogioco è questo, e poi è parte il trailer, praticamente di questo gioco. E... e appunto qua si vedono, appunto, vari personaggi. Alla fine siamo un po' tipo Final Fantasy, eh, eh. eh, i teenager, cioè sembra abbastanza Stranger of Chaos, no, <ride> roba classica, roba classica. <ride> Stranger of Chaos, roba classica loro, Square Enix Però. A me, cioè, io avrei preferito per dire avessero fatto una roba del genere con le basi di Kingdom Hearts in termini di gameplay, cioè, comunque cambiare e non fare altri Kingdom Hearts e fare sì. una roba diversa, che non è Final Fantasy, cioè, invece certo. di fare appunto Final Fantasy, quindi che devi seguire certe cose, no, cambi, fai un mondo, appunto, ci sono sti personaggi così, ci sono questi mech, sembrava abbastanza figo il treno, infatti, tutti, tanti si aspettavano effettivamente, come un po' un easter egg su un nuovo titolo, eccetera, no, dopo Kingdom Hearts 3. Invece, vabbè, per adesso sembrerebbe di no. O quantomeno bisogna vedere se effettivamente questo mondo qua di Verum Rex sarà una magari, delle basi principali di Kingdom Hearts 4. Quindi magari sì, personaggi a un certo punto, appunto, li incontreremo, diventerà il gioco molto simile, una roba del genere. Cioè, quindi... Non lo so, cioè, chiaramente, oh, poi mille dai. cose, vedremo su Reddit si sanno già. Spaccando di sì, teorie sì. eccetera. Anche perché, appunto, non avendo giocato Melody of Memory, che sicuramente avrà un qualche finale segreto che darà qualche collegamento strano, eccetera. E neanche Remind, appunto, però vabbè, il finale segreto del 3 mostrava effettivamente. Spoiler, spoiler, <ride> spoiler ma niente di, niente di grave. Comunque, un. Una città, una città urbana così diciamo una che sembra questo quadratum probabilmente magari era già quadratum effettivamente quadratum quadratum esatto <ride> e quindi, eh, quindi sì. sì, vedremo vedremo appunto se questa magari è la città che ne so il gioco diventa ma non lo so si possono dire mille cose cioè comunque se questa città è solo un mondo come c'erano i mondi nei, in tutti i nomers sì. quindi non è che è solo la città open world quindi è tutto urbano e poi a un certo punto arrivano i mostri come tra l'altro c'è il gioco anche sempre di nomura Uh, the Wars NBTU, no? Che uh, c'è Shibuya lì mm -hmm. eh, ambientato, sì, comunque sì, ambientato sì. nel mondo reale, però il gioco è molto stile Kingdom Hearts alla fine. Eh, oppure è semplice mondo, eccetera. Sì, e... Quadratum o provincia di triangolo, <ride> esatto, terrificante. E, e poi ci mi... stanno gli altri mondi, i mondi sì, Disney, sì. i mondi Marvel, so, eh, i, mondi, i mondi Star Wars, ma che, che, che cazzo ne so, non lo so, vedremo. Esattamente Matt dice, ma dopo ogni gioco questo Kingdom Hearts se ne sempre più anonimo. Effettivamente, allora, si può dire che, come dici tu, magari ci saranno altri mondi, ci saranno altri... Sì, modi beh, Stocella dice no, 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 Questo trailer da quel, sì. punto, questo thriller, da quel dal punto di vista, della, sì. è veramente diserrante. abbastanza... Ma che a un certo punto si vede una foresta. Non si capisce. Che cosa sia visto questa foresta. foresta? Ah, qua, ok, sì. Una foresta, una coppa che immagino, non so se è la coppa del nonno. Ma. e, e poi parla. No, è un cittadina. pezzo di, di scacco. Una ok, qua. ok. A parte questa roba qui cittadina ed è veramente tutto il nulla globale. Grandi piedi, sì. poi i suoi piedi sono spettacolari. Sono veramente <ride> <ride> di un livello gigantesco. Ma più piccoli del solito. <ride> e niente, diciamo, la città diciamo, secondo me, si capisce essere un po' giapponesizzante, ecco. Mi ricorda molto con queste autostrade, effettivamente molto. Eh, poi. Sì, E queste piazze appunto così con un po' l'incrocio eccetera sembra proprio essere diciamo giapponese ecco magari non lo è nel senso che non è una città vera però nell'intenzione certo cioè. però veramente molto generico ecco si fa fatica diciamo a, ad attrarre adesso senza scherzare proprio da, da fuori da come dire da outsider fa veramente fatica a attrarre l'interesse perché e, appunto, cioè, veramente c'è cioè, un nemico nero che tira su delle macchine di una città anonima, eh, come trailer è abbastanza yeah, diesel, sì, molto, uh, malfatto, sì, molto diciamo. povero, sì. Per i fan, quindi, per dire esiste Kingdom Hearts 4, sì, se stiamo arrivando, sicuramente sì, sì. un fan è interessato a prescindere, certo. eh, a, a quello che sta guardando, perché non sa mai quale messaggio potrebbe nascondersi tra le righe, diciamo, no? Quindi. O anche solo vedere magari i salti, i combat, combat system, fare delle teorie, eccetera, eccetera, no? Quindi per un fan è interessante a prescindere. Per un non fan è veramente molto difficile secondo me in questo momento poter dire qualsiasi cosa. Eh sì sì, abbastanza. Ma sì, ma anch'io è che fan. Cioè, però non... appunto non, <ride> non capisco bene cosa, cosa sto vedendo, chiaramente, perché... No, oh, non si sa Vedremo, vedremo quando, vedremo come, vedremo perché soprattutto. Eh, io sì, a me dispiace che appunto dopo tanti Kingdom Hearts, eh, nel senso, andavo, mi andava anche bene così. Cioè, mi piaceva tanto il gameplay, mi piaceva tanto quel, quello stile di gioco. Quindi mi avrebbe fatto appunto piacere vedere un altro tipo di progetto. Eh, però ecco, sembra boh che tipo quel gameplay lì l'abbiano ancora magari riportato su un Final Fantasy XVI addirittura. Uh, comunque molto action, molto. non lo so, vedremo vedremo. Comunque, vabbè, lui Nomura È sempre fissato ancora sto, con questo Versus 13. No, non so se tra l'altro prima di, di chiudere vogliamo vedere anche il trailer vecchissimo. Metti Final Fantasy Versus 13-2006 per farti capire, il, gioco il famoso gioco cancellato che poi è diventato tipo Final Fantasy XV, cioè è diventato Final Fantasy XV di fatto. Tu magari non l'hai mai visto. E infatti, poi il trailer, anche questo trailer, riprende molto. Uh, ma anche altri trailer mi sembra di Kingdom Hearts 3 qualcosa di. Eh, non mi ricordo di quando. Comunque riprendeva parecchio, proprio tutto il tipo di inquadrature, robe. Perché lui è ancora. Non muore ancora fissato questo gioco. Che non è riuscito è a fare. Ancora qui, è ancora qui. L'amura è ancora nel 2006. Eh, che parte si la nei giochi. Questo sembrava tutto. molto intrigante il quadro 2006. Quindi c'era il progetto lì. Fabula Nova cristalli, eccetera. Quindi c'era, diciamo, la serie 13, no? Sai che poi i 13 sì, ne sì, hanno sì. fatti di più. Ecco c'era Final Fantasy XIII Versus 13 e... e non mi ricordo che altro magari Matt si ricorda e questo si presentava molto bene chiaramente però, vabbè periodo PlayStation 3 quindi comunque c'era anche un'attrattiva molto diversa no? Final Fantasy però vabbè è super importante eccetera eccetera e e quindi, boh, vedremo se effettivamente questo Kingdom Hearts 4 sarà la cosa più vicina a sto gioco che voleva fare. Quindi, inserirci più, eh, più mondi, più, più, fare un più diciamo un, uh, un Final Fantasy style, o comunque più un Kingdom Hearts con meno Disney possibile. Eh, la vedo difficile, eh. però, però magari cioè già il fatto che per, appunto si vedono Filippo e Paperino è ok, cioè già la conferma che comunque il party Filippo e sì. Paperino ci starà Però già il fatto che non li vedi intanto combattere insieme, li vedi solo così e comunque vedi sta città che chiaramente con Disney di fatto non ci azzecca nulla. Cioè, ok, che anche loro hanno fatto robe originali a Nintendo Mercedes, Kingdom Hearts, da sempre fatte, eh. non solo al di Disney. Però qua uno, mi sembra uno stacco molto maggiore. Eh, quindi, boh, non lo so. Si può. Si può, dire tanto, si può dire tutto e niente, sette giorni, eh, ma questo c'era il gameplay in sto video, non mi ricordo quanto è lungo. Ma mi no, sembra che c'era un minuti, non so. Allora mi sa che non è questo, c'è uno col gameplay. Magari scrivi gameplay, giusto per vedere così, si vedeva chiaramente gameplay che era abbastanza figo, 4 minuti, 2011, forse quello del 2011, forse. Ah vabbè sì, questo, 11 anni fa, va bene <ride> Sì, sì, il primo anche va bene Eh questo ah. c'è cioè. se No 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 parte... ma era il primo era il gameplay dico Non so se questo sì. è il gameplay uh, Penso di sì, 6 minuti Ah no. ok ok Ah ok questo ma è il 2011 vedere. quindi comunque Vediamo se arriva si sì, è ecco qua il gameplay Sì, palesemente Final Fantasy XV Lidol, cioè. ma quello <ride> <Sì>. Con <ride> sì. Gladiolus. Oh, eh, no, vabbè, adesso al di là di tutto. Chiaramente erano altri tempi. Quindi, vabbè, adesso scherzare diciamo sul trailer. È uscito nel 2011. Insomma. Sì, sì. Però appunto qua vedevi, questo è abbastanza, diciamo, con lo stile così, con lo con abbastanza anche lui come si muove un po' kindomersa. E tempo, no? Chiaramente era la cosa più vicina. Di fatto poi action Final Fantasy non c'era niente di io ah, sì, sì, sono molto, molto curioso molto del intrigante. 16 in realtà perché il trailer mi è piaciuto parecchio quel trailer del 16 secondo me era molto ben fatto perché si vedono tante cose fighe sì, e, sì, sì. e ti fa venire voglia anche se non hai giocato gli altri cioè io in realtà li ho giocati quasi tutti poi contandoli diciamo sì, sì, mancano sì. quelli più recenti se vogliamo No, anche a me, anche a me interessa comunque molto. Così come mi interessa Final Fantasy 7 Remake perché sembra molto buonissimo. Eh, vabbè, 7 Remake chiaro. sicuramente sì. Però eh. vabbè, vince facile, grazie sì, sì, chiaro, alla chiaro. lega, sì che ha, diciamo, e sì, sì, ad, sì. diciamo, ad una qualità di un mondo che però poi non so se sono riusciti a replicare in anni recenti. Ecco, hai eh, giocato il 6, il 7, il 9, anche il 10. Poi non lo so, sento parlare del 13, del 15. Di, cioè, Mi sembra un dato di fatto che negli ultimi anni comunque non siano riusciti a tirare fuori quell'epicità generale, ecco, eh, non esattamente quei giorni Vediamo mm. col 16, sembrano in realtà. Sì, 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 anche un po' ritorno al fantasy, no? Così, molto più classico, esatto. eccetera. Ah, madonna, questo stato... non mi ricordavo queste scene. Sì, cioè, sì, comunque Final Fantasy XV poi... Anche comunque devo dire, Final Fantasy XV tutto completo, così, tutto pacciato, eccetera, dopo anni, sono un po' curioso alla fine. Perché lo stile mi piace abbastanza, il gameplay mi sembra comunque caro, interessante. Sì, cioè, è che... Certo. Però vabbè, ne parlano male, quindi eh, dice ok, dato, un po' coi cioè, piedi no. di piombo. Però magari c'è quella cosa che potrebbe comunque piacermi lo stesso, non so, ho quell'impressione lì vabbè cioè. io ti dico, cioè secondo me è proprio una questione di ottimizzazione del tuo tempo libero. Cioè. No, quello che. cioè in un sì. mondo in cui... Vabbè, tu in realtà l'hai già giocato, però io parlo per me stesso. In un mondo in cui devo ancora giocare torna e poi uscirà di Chronicles 3. No, cioè, mettermi a giocare il 15, che so già che non è piaciuto tanti. Poi un gioco lungo in cui apparentemente, non lo so perché non l'ho giocato. Sento, Vabbè, lungo i pareri. Sì. La storia fa passatemi la semplificazione, cagare. <ride> sì, eh, sì. Proprio veramente, non... zero sì. voglia. Però. Allora, in realtà, c'è cioè, no, anche un ho sentito. Sì, sì, no, certo, certo. Ho sentito pareri nel senso che poi alla fine della fiera, la versione magari Royale, comunque, mette un po' i buff. Diciamo merita, cioè l'esperienza poi nel complesso merita. Sì. Poi, chiaro, vabbè. Dici ok, giustamente. Okay, questo no, è un assassino? Altro. Col cappuccio, <ride> ma... ma. non mi ricordavo tutta questa roba: tra l'altro, sì, sì, ero perso. Eh, vabbè, comunque, niente. Questo sì, gioco non sì, esiste. Sì. È arrivato no, il 15, e ha distrutto tutto, e non però non ha distrutto i sogni di Nomura. A quanto eh. pare. Che continua. Sì, sì. <ride> Matte dice, Bei tempi di Versus 13, Agito 13, la gara ai nomi più sai del mondo. Grazie. Agito 13, qual era tipo quello tipo Type 0, qualcosa del genere, non mi ricordo. Vabbè, comunque ne hanno fatti veramente tanti. E... e vabbè, dai, comunque anche Kingdom Hearts 4. Ecco, però già qua ci fa un po' capire, cioè, ok, era il ventesimo anniversario, quindi è chiaro che devi dare un annuncio potente, va bene. Però avere un va annuncio bene. magari fatto, Sono... costruito un po', no, dico, costruito un po' meglio ad un evento. Cioè, qua veramente è arrivato un po' così a caso di un. Sì, però non è che. cioè, non era al momento il periodo 3 di boh appunto Sony o Microsoft che è lì, ti sta facendo vedere e ti parte Kino Merz. Cioè, già per dire questo è già bruciato, no? Tra virgolette, sì, comunque sì. un annuncio grosso. Uh, poi ok, possiamo uh, discutere della qualità dell'annuncio in sé proprio in termini di, sì, però sei di, com il fatto di come è stato esiste, confezionato, diciamo. sì, sì. però comunque il fatto, oh, ma questo è che non è, so arrivi, cioè, non magari vedi solo e dici, ma che è sta roba? Eh? Cioè comunque sarebbe, sta stato un bel no, no. sarebbe stato un bel momento, un momento che invece adesso sì, sì. stanno sempre un po' defammentando, no? uno lì, uno là, uno là e poi alla fine è difficile. Sì, diciamo no, che esce, esce in un momento, a... esce in un evento che sai. Magari ecco, i fan sicuramente eh, no, erano lì a guardare l'evento comunque dell'anniversario. Certo. Perché aspetti quel momento, sai che è la bombetta. Magari non ti aspetti il nuovo Kingdom Hearts. Però vedi gli aggiornamenti, magari un nuovo gioco mobile, che tanto sai che dovrai giocare perché per seguire la storia sono obbligatori. <ride> <ride> Quindi certo. è un po' un obolo che ti prendi, diciamo. Però, ecco, eh, tutti gli altri invece, per esempio, io dico come me, che sono un antagonista, ma per meme, diciamo, se fosse un gioco bello, sarei solo che contento. E si ricevono la notizia così passivamente se la leggono sul multiplayer si vedono il video però è probabilmente un annuncio poco memorabile insomma una roba che passa per l'anticamera del cervello se va bene è un po' secondo me il problema in realtà che stanno avendo i tanti Sony stessa alla fine sta facendo molta fatica ad organizzare questi annunci sì, sì, sì. in modo che risultino potenti Vedremo sì, anche God of sono... fuori. infatti ha annunciato un po' così di fretta con queste scene un po' a caso sì. non è stato l'annuncio in pompa male, Cioè, ma ve lo no? ricordate l'annuncio di God of War 1? eh no infatti con, con, con quanti orchestra. minuti di gameplay esatto, sì, 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 ma sì. poi con un sacco di minuti di gameplay cioè perché poi hanno cambiato, cancellato, tra l'altro, quel gameplay, no? Quella boss fight sì, nel sì, lago sì. ghiacciato. E... Però, sì. Con... Sì, eh, sono veramente passati da un periodo in cui sembrava che solo Sony sapesse fare la conferenza, diciamo, fatta bene, con anche un estro artistico, diciamo, inserito all'interno, a ah, questi State of Play, veramente la bruttissima copia di Nintendo Direct, eh, purtroppo un po' così, e mi sembra che anche Square Enix... Perché poi... Quando sei un progetto così che sei così legato a Sony come Square Enix magari per determinati giochi, secondo me comunque ne, ne subisci. Anche. Perché dici. Eh, oh, ma sto gioco, Final Fantasy 6, o Kingdom Hearts 4! Ma dove lo presentiamo? Ti giri da Sony, Sony ti dice: È un buono questo set of play. Lo lanciamo il 27 febbraio a Luna mentre tutti lavorano. 20 minuti di roba che nessuno sa quando esce. E magari Square Enix dice: Sì, no. Però ascolta, Kingdom Hearts 4 no. Quindi se perdi questo aggancio, poi magari tu stesso non sei abituatissimo a fare l'evento e quindi ti esce fuori una roba un po' così, diciamo. Non so, mi pare che Kingdom Hearts sia sempre stato legato un po' alla storia PlayStation, O sbaglio, no? Cioè, eh, fan eh, sì, sì, quindi... sì perdendo questi momenti, non lo so, bisogna anche capire poi all'interno di Square Enix come si sono trovati a Sì, oddio, che... poi ci sto pensando, Playsta sì, oddio, anche Nintendo comunque perché fin da subito poi è uscito su, su Game Boy Advance però vabbè, sì, comunque PlayStation, i principali sono usciti sì, su PlayStation, sì, sì. dai, poi sono arrivati dappertutto chiaramente, Così come com Final Fantasy PC. alla fine, sì, sì, alla fine sì, esatto. la parte 15 chiaramente è uscita dappertutto, anche il 16 immagino, uscirà dappertutto sì. Eh, era stata data forse esclusiva temporale come il 7, esatto. RMA, che comunque esatto. ancora adesso è no, uscito su PC, ok, però non su Xbox. Per sì, dire è sì, sì, esatto. eh, uscito solo su Epic tra l'altro, quindi neanche Steam. Ok, non si capisce, non si sa, è eh, eh, veramente terrificante. Vabbè, anche Kingdom Hearts tra con... l'altro solo su PC su Epic era sì, sì, sì. fa parte di, que un po di quella strana micro partnership tra Sony e, e Epic Games che sembra avere questo tipo di sbocchi alla fine della fiera insomma vediamo cosa sì. succederà. secondo me sarà obbligata prima o poi l'uscita su Steam di entrambe le cose quando usciranno probabilmente venderanno di più che quando sono usciti per la prima volta eh, vediamo insomma veramente il remake del set diciamo che sapendo veramente i tempi biblici con cui uscirà la seconda parte non so, mi è veramente scesa tutta la voglia, anche se tutti ne hanno parlato di benissimo, cioè, però boh, non lo so. Sì, io prima devo giocare l'originale, quindi figurati. <ride> no, è il ecco, Consiglio di giocare l'originale invece. Per quanto possa essere paradossale, eh, sì, però sì, almeno. No, beh, ma io voglio proprio giocarlo proprio anche per vedere il remake, cosa hanno fatto, cosa hanno sì, cambiato. Sì, sì. Cioè, cioè Mi piace proprio anche quell'idea lì. Cioè, Vabbè, ma poi se il set originale te lo giochi perché è bello. Sì. Cioè, non, eh no, no, non infatti, non, secondo me. Cioè, poi, uno, cioè, diciamo, un appassionato di JPG come te, che sicuramente ne ha giocati anche di meno conosciuti. E magari un po' più diciamo clunky in generale no meno meno rifiniti secondo me il 7 mm. va sì sì, allora, sì, sì ma poi ci avevo anche giocato un bel po già avevo perso i save però sì comunque ho presente lo, lo voglio sì, recuperare sì, ecco sì. semplicemente non avevo più giocato perché dopo 50 ore perse mi era un po' calata eh, la, la catena me. però adesso con le varie versioni aggiornate con le con le con le, con i, non mi ricordo di come si chiama con la velocizzazione ah, sì, sì, con sì, i, sì. cioè comunque mi aggiusto un po' così cioè alla fine mi interessa poi vedere un po' la storia com'è eccetera cioè, sì, so sì, come sì. funziona sì. voilà. Vedremo un po' magari su Switch ecco, può essere la versione più comoda da recuperare va bene eh, ma direi che in realtà siamo a non lo so quanto siamo perché Streamlabs sembra nascosto No, eccolo qui un'ora e mezza ma abbiamo un po' concluso, in realtà siamo riusciti a tirare sì. le, la puntata intera, quindi mi fa piacere anche. Sì, che sì, dai. Erano delle più clamorose. Sì, sì, poca, poca roba purtroppo. Purtroppo così, ma vi ricordiamo quindi cosa succede: che settimana prossima, domenica mattina, Pasqua, esce la puntata, quindi vabbè, se Pasqua avete da fare non ci incazziamo, se no scusate subito, però. Puntata, <ride> diciamo. Non ci sarà invece tre cast off la sera, domenica, ovviamente è Pasqua. Quindi, noi con tre cast off ci vediamo la settimana successiva, quindi fra due yes. settimane, sempre alle 22 su Twitch. Tre cast off. E in due settimane speriamo di fare man bassa di più, di più notizie. Guarda, saltiamo una settimana e VACCA.DI questa settimana esce tutto, tutto, e le tre, questa settimana è le tre che non esistono, <ride> sì, sì, sì. <ride> eh, esatto. uno dopo l'altro praticamente, sono sicuro come la merda che sarà così, ma vedremo insomma, tanto comunque poi nel gruppo ci sentiamo, ne parliamo delle notizie eccetera eccetera. Esatto, esatto ragazzi va bene ci fa piacere a chi ci ha ascoltato fino a qui, chi è passato a salutare chi è stato 20 minuti, chi 30, chi 90 e ci vediamo settimana prossima con la nuova puntata del podcast ciao a tutti, buonanotte ciao ragazzi buonanotte